Ci siamo, sta per cominciare il gran finale di Extra Kitchen Contest. Qui nella splendida cornice del ristorante da Vittoria alle porte di Bergamo, ben 3 stelle Michelin, ancora una volta Extra e KitchenAid hanno portato tutta l'energia che serve in cucina. Ma adesso andiamo a conoscere i finalisti. E per questo finale abbiamo 3 giudici d'eccezione. Bene, ho fatto la spesa, abbiamo un tavolo bellissimo e ho preparato 3 energy box. Ogni box contiene 2 prodotti tipici per ogni regione. Vedremo se i nostri blogger avranno anche fortuna. Naturalmente per vincere ci vuole tanta fantasia, colore, capacità di improvvisazione e tanta tanta energia. Andiamo in cucina. Quindi, Eleonora, Parma, Emilia Romagna. Chissà cosa troveremo dentro. Aspetta, prima guardo io. Per fortuna. Melanzane. E? E tonno. Ti va di lusso. Quindi Sicilia. Mi spiace, Adesso andiamo da Emanuele? Andiamo a vedere. Ah, beh. Emilia Romagna. La mortazza. Mortadella. E aceto balsamico. Mi rimane la Puglia. Burrata. Burra. E qui? E vediamo. Cozze. Wow. Adesso abbiamo 10 minuti di tempo per scegliere gli altri ingredienti, pensare al piatto e poi ci mettiamo al lavoro, d'accordo? Ok. Dai, via. Non ne ho la più pallida idea, ragazzi. Dai ragazzi, il tempo è finito, passiamo in cucina ora, andiamo. Sta per cominciare la finale, quindi vi ricordo che avete 1 ora di tempo massima per cucinare il vostro piatto preferito, il piatto forte, quindi 3, 2, 1, energia, via! La fava, la metto nel pesto, la lascio sopra. Ci mettiamo poi quelle. E poi la pasta qua dentro? Sì. Allora, Eleonora, che cosa stai cucinando? Un primo piatto perché utilizzerò le linguine, però poi lo scoprirete. Ah, lo scopriamo dopo, una sorpresa. Bene. Pian piano. Buon lavoro. Emanuele, ciao. Tu che piatto stai facendo? Io preparo una tagliatella tipica emiliana, visto la mortadella e l'aceto balsamico, con un pesto di verdure verdi. Ti piace l'Emilia? Abbastanza. Perfetto, quindi un primo, andiamo a scoprire l'ultima. Ciao. Ornella, ciao. Che stai cucinando di buono? Dei paccheri. Ah, il primo che tu? Sì, il primo anch'io. Come li fai? È una sorpresa, non te la posso mica dire adesso. Vabbè. Poi mi sentono loro, magari mi copiano. Va bene, allora guarda che non ti aiuto io. Guarda che qui esce l'acqua. Vedi che ti do fastidio. Giro di boa, ragazzi, sono passati 30 minuti. Mancano ancora 30 minuti. I ragazzi stanno lavorando benissimo. Vedo appassionati, carichi. Secondo te c'è qualcuno che sta lavorando meglio rispetto a un altro oppure no? Quello no, però ce n'è uno dei tre che ha le idee più chiare. Veloce, ragazzi, impiattiamo, manca poco. Ornella è la prima finalista ad aver concluso il suo piatto, adesso lo porterà all'assaggio ai nostri giudici. Il primo piatto di Ornella. Chicco, cominci tu a dirci qualcosa? Un buon equilibrio negli elementi. Questo sensore agrumato alla fine è piacevole. Un piatto mediterraneo. Il piatto è molto bello, anche esteticamente da vedere. Il bilanciamento dei gusti, c'era tutto. Anche la nostra Eleonora ha concluso il suo piatto e adesso lo farà assaggiare ai 3 giudici. Molto bello la barchetta e molto equilibrato, nel senso che la pasta senza il tonno non sta bene, il tonno senza la pasta non ci sta. Diciamo, io l'avrei un po' insaporito un po' di più, però il piatto è ben riuscito, sicuramente l'idea è molto buona. D'accordo anch'io per la parte estetica. Va bene, allora manca il terzo, intanto prendetevi i vostri appunti, vado a prendere il terzo finalista, vai.
Anche il nostro ultimo finalista ha terminato il suo piatto, eccolo qua, Emanuele, quindi deve andare da giudici, farei assaggiare il piatto. Allora, avete assaggiato l'ultimo piatto in gara della nostra finale, il piatto di Emanuele. Che ha fatto un pesto buonissimo, ma si è allontanato un po' dal tema principale, che era proprio mortadella. Se ci fosse un po' meno decorazione di petali e qualche... Ah, dici la decorazione? Sì, no? Un po' più di mortadella forse era. Ah, ok, ho capito, ti preferisci l'abbondanza, insomma. Sì. È stato sfortunato nella scelta sicuramente, questo è stato un po' cattivello. Bene, adesso tocca a voi, quindi scegliete il migliore. A tra poco. Che ha fatto il pesto? Il pesto era. Sì, sì, sì. Ecco, le ragazze molto più sulla preparazione estetica. Bene, allora siamo d'accordo. Siamo d'accordo, perfetto. I giudici hanno fatto la loro scelta, i concorrenti li stanno raggiungendo. Andiamo a vedere chi ha vinto. Ed eccoli qua i nostri finalisti, Eleonora, Emanuele, Ornella. Diciamo che è stato proprio unanime la scelta del vincitore. Chi non ha vinto comunque è a pari merito. Vince invece l'Extra Kitchen Contest. Rullo di tamburi. Ornella! Applauso per Ornella! Ornella, complimenti, sei la vincitrice di questo contest. Vuoi dire qualcosa così? Te l'aspettavi? No. No, detto sinceramente no. Quanto sei contenta? Da 1 a 10? 11. Quanta energia hai? Tantissimo. Vai. Grazie. Extra Kitchen Contest non finisce qua. Ci vediamo alla prossima edizione. Da Extra Kitchen porto a casa l'esperienza intanto di aver cucinato con un grande chef come Ciccio Sultano inizialmente e poi adesso con Cerea, per me era qualcosa di impensabile. E quindi aver conosciuto due grandi chef, ma non solo bravi in cucina, ma anche con un grande cuore, che poi è quello che si sposa col concetto di energia in cucina, quindi mettere tutta la passione e l'amore nei propri piatti. Quindi porto questo pacchetto di amore e di energia che mi ha dato questa esperienza.